Ci troviamo al Teatro Ghione di Roma, siamo in compagnia di due ospiti d'eccezione, due autentiche icone del teatro italiano. Io non mi sono Presentatevi. Valeria Valeri. Paolo Ferrari. Sono i protagonisti dello spettacolo che sta per andare in scena, Love Letters, di Albert Ramsdell Gurney, con l'adattamento di Guido Governale e Verusca Rossi. Signora Valeria, maestro, di che cosa si tratta? Questo lettere d'amore? Sono lettere d'amore. Sono lettere d'amore di due personaggi che hanno praticamente vissuto tutta la loro vita, anche la loro storia d'amore, eccetera, praticamente scrivendosi delle lettere d'amore. Si sono poi anche incontrati, ma soprattutto, come viene detto poi dal mio personaggio, la nostra storia si è svolta soprattutto attraverso lettere. Ed è un rapporto molto tenero, molto bello, molto poetico, soprattutto ti permette di quello che è sempre il mio tentativo, la mia ricerca di poter riuscire a parlare in palcoscenico, parlare come se uno parlasse con il pubblico, insomma, ovviamente tenendo, come si diceva, mi insegnavano i miei grandi maestri, 50% sul pubblico come attenzione, 50% su quello che dice e come lo dice. Signora Valeri, Loro si scrivono fin da quando sono bambini, no? quindi si conoscono sui banchi di scuola? Si conoscono dai banchi di scuola, certo, sì. Per tutta la vita si scrivono, e cioè, da parte specialmente di lei e poi anche da parte di lui, perché alla fine, praticamente dopo che lei è morta, lui le fa una dichiarazione d'amore struggente, meravigliosa. Ma insomma, si tratta di una storia d'amore, ecco, no? Quindi sono lettere che anche da bambini si raccontano le cose che fanno a scuola, le maestre, i genitori, però insomma è una commedia stupenda che noi abbiamo fatta, che ne facciamo da tanti anni e che adesso stanno facendo proprio in contemporanea a Parigi. Sì, insomma. Ecco, diciamo quindi questo è un testo che è stato concepito nell'89, nel 90, è stato, diciamo, per la prima volta è andato in scena Broadway nel 90. Voi l'avete, è la seconda volta a distanza di poco più, No, l'abbiamo fatto più volte appunto, noi, più non la volte, seconda volta. no, a distanza di oltre 20 anni che voi Sì, riproponete appunto questo spettacolo l'abbiamo come fatto altri. penso varie È un volte. testo molto umano. Umano è poco dire, è poetico, ma voglio dire perché poi è così singolare, perché noi leggiamo, siamo seduti e leggiamo delle lettere e poi si comunica un'emozione straordinaria, sembra una cosa miracolosa. Sì, capito? Avviene qualche cosa di miracoloso in platea. Sono lettere, non so, piene di sentimento. Struggenti. Sì. Ecco, diciamo che la novità è rappresentata anche dalla partecipazione sul palcoscenico di una compagnia di piccoli, compagnia piccoli per caso, e per l'Italia è un unicum, quello che diciamo, avviene normalmente in Europa, a Londra, non diciamo, negli Stati Uniti, è una, diciamo, è una innovazione che è data da pochi anni. Che cosa pensate di questa, ecco, di questa presenza Ma multigenerazionale? no, questa è una cosa graziosissima perché è una novità, noi lo facciamo anche i bambini, il testo comporta che le lettere se le scrivono anche dei bambini, che facciamo i bambini, invece in questo caso ci sono dei bambini, le prime lettere le leggono proprio due bambini, capito? Questa è la novità, insomma. Signora Valeri, lei è stata folgorata sin da giovanissima dal teatro. Se... Niente, tanto giovane, no. Comunque sono 64 anni che faccio questo mestiere, sì. questo mestiere. E diciamo che ha seguito ben presto però questa vocazione, questa... No, ho azzeccato, nella vita è importante azzeccare, ma non sempre è possibile, non sempre ci si rende conto, non sempre si è consapevoli.
forse per combinazione uno a un certo momento la vita si svolge in modo tale che a un certo momento ti trovi a fare l'attrice e ti accorgi che era quello che in fondo avresti voluto fare. Lei è una maratoneta dello spettacolo e ancora oggi, diciamo, è sempre itinerante, nella sua vita non si è fermata mai, salvo rare eccezioni. Ecco, diciamo, che cos'ha? Poi abbiamo recitato tante volte insieme. Cioè. Appunto, lo so, adesso ci arriviamo. Che cos'ha questo mestiere di così penetrante al punto che non se ne possa fare a meno? Ma non è soltanto questo mestiere, ce ne sono altri mestieri che sono altrettanto, a seconda delle persone, voglio dire. Ma nel suo caso? Improvvisamente mi sono trovata che mi era congeniale, ma per combinazione, non è che tutta la vita ho sognato di fare l'attrice. A un certo momento mi sono trovata a fare l'attrice e ho scoperto che era giusto, un mestiere che mi ha resa felice. Però calca ancora oggi un esempio per molti giovani, ancora oggi un esempio per molti attori. Sono stata fortunata e non tutti, insomma, io ho 92 anni ormai, ho 64 anni di teatro e sono soddisfatta della mia vita perché ho azzeccato, ma per combinazione. Maestro, lei ha 30 anni, in pratica aveva già fatto tutto, cioè ha iniziato alla EIAR, quella che poi diventerà RAI, a 9 anni. Io ricordo varietà radiofonici, è stato conduttore televisivo, ha partecipato a programmi televisivi, il doppiatore ha presentato Sanremo nel 60, sì, ricordo, nel decennale appunto. Ha fatto tante cose. Quali sono, mi dica, un ricordo, un aneddoto, se crede, di quel periodo? Ma i ricordi sono tanti. Il ricordo principale è questa fortuna che io ho avuto di poter fare quello che ho sempre desiderato tutta la vita. Quando ero più piccolo, tanto c'era una... conducevo una trasmissione alla RAI che si chiamava la posta del Balilla Paolo e scrivevano lettere e io rispondevo, mandavo tutto dal vivo. Questo mi ha permesso anche di poter acquistare una velocità di lettura, non nel senso di rapidità di dizione, ma di immediatamente centrare abbastanza quello che, non avendo neanche letto prima, aveva un significato che ho avuto sempre la fortuna di poterlo cogliere abbastanza presto. Il fatto poi di poter recitare, io a casa quando abitavo con i miei, insomma, c'era un grande corridoio, insomma, in fondo a questo corridoio c'era un grosso sumier, insomma, un divanone. E allora io mi prendevo un paio di cuscini, li mettevo lì sopra, ci montavo sopra, mi cantavo la musica che mi veniva in mente in quel momento e recitavo. Ed era un personaggio, e quindi facevo il cavaliere solitario, facevo le cose, insomma, proprio come aneddoto posso ricordarmi che siccome mi avevano sempre affascinato, nel senso che ecco, questi sono i grandi, non i grandi come importanza, gli adulti, che quando parlavano fumavano, e quindi il fumo gli usciva dalle narici, dal naso, dalla bocca, eccetera. Io, questa era una cosa che mi eccitava da morire. E allora mi ricordo che una volta, in questa casa dove abitavo quando c'era ancora mia madre, eccetera, c'era un grande finestrone che dal corridoio, aprendolo, dava in questa grande sala da bagno. E allora io mi ero seduto sì, insomma, dove ci si siede con il coso chiuso, ovviamente, e con la carta igienica mi ero arrotolato una specie di sigaretta vuota, naturalmente, ma insomma, e quindi c'era la toilette di mia madre, quindi c'era uno specchio, cose eccetera. Io ho preso questo specchio e con questa cosa di carta igienica che mi era arrotolato facevo finta
di fumare, insomma, però l'avevo accesa, insomma. Traeva anche ispirazione, probabilmente. Insomma, quello perché l'avrei tossito comunque. Cioè, comunque, se parlavo, che buttavo fuori il fumo, eccetera, eccetera, a un certo punto si aprì questo finestrone che dal corridoio dava in questa grande sala da bagno, mentre io dicevo sì, no, perché lei deve capire, ci sono delle situazioni in cui mi inventavo tutto un dialogo, si aprì questa finestra, mia madre si affacciò da questa finestra e mi disse bravo, e chiuse la finestra. Mi sarei vergognato, mi sono vergognato come non so che cosa, credo che questo abbia ritardato il fatto di prendere una sigaretta vera in bocca per diversi anni, perché mi resi conto della ridicolaggine di questa cosa, però ero un ragazzino, insomma, recitavo. Quindi non ha avuto seguito da parte, no, rimproveri? No, è stata... Molto, è stata molto. Intelligente, hai capito? Ma ha detto si renderà conto da solo della ridicolaggine di questa cosa. E quindi, insomma, il mio impatto con il fumo è stato abbastanza tardivo, in un certo senso, per fortuna. Però c'è stato poi un momento in cui la situazione durante la guerra precipitò, insomma, morale della favola, io ero a Como e aspettavo sulla piazza del lago che arrivavano questi americani, questi non erano proprio americani, oddio cos'erano, insomma, questi... diciamo americani, insomma, che arrivavano alleati, diciamo alleati, sì, che saranno, sì, sarebbero stati, sì, che arrivavano sulla piazza del lago con i loro bags e vendevano le cioccolate, le sigarette, le cose eccetera, e io trovai la possibilità di poter parlare con qualcuno di questi e incontrai un italo-americano, credo, al quale io mi avvicinai dicendo se appunto potevano, e questo mi disse: tu vuoi fare business con me? Beh, io dico sì, se è possibile, vieni con me. Andammo su questa, lui era military police, su questa jeep, così, e lui mi faceva scendere un pochettino prima e io andavo nei negozi, insomma, nelle cose così, con una stecca di sigarette e la vendevo. Dopo poco arrivava lui e diceva: compra una sigaretta, no? Questa volta bene, prossima volta chiedo il locale. E noi abbiamo fatto tutte le piazze intorno a Como sempre con una sola stecca, vendendolo, ripassava e la ritirava, non me lo posso dimenticare, non mi posso neanche dimenticare che poi mi portava, andavamo a mangiare qualcosa insieme, perché io me la passavo abbastanza male, insomma, così, e lui si mangiava delle frittate di 8, 10, 12 uova. Sono beato lui che aveva questa possibilità, ma insomma sono ricordi che teneri oggi, duri allora, però molto molto belli, voglio dire, ecco, la possibilità di sopravvivere in qualche modo. Ecco, ecco, ci arriveremo. Signora Valeria, lei è, diciamo, un artista della commedia brillante, però ha dimostrato... ecco. Appunto, ci arrivo, ha dimostrato di essere sempre a suo agio anche in parti drammatiche, dai risvolti gialli, Céline, mi ricordo, e della di Madame Lupin. A quale personaggio è più affezionata, se ce n'è uno in particolare? Beh, uno è Ondine di Giroudoux, che ho fatto alla Stabile di Genova, perché noi con Salerno e con Tedeschi abbiamo inaugurato, diciamo, la Stabile di Genova, lì siamo stati 3 anni, abbiamo fatto delle commedie di tutti i tipi, drammatiche, classiche, divertenti, pochiate, abbiamo fatto tutto. Lei è stata la svolta della sua vita artistica, probabilmente, non solo, certo, Cecov, Dostoevskij, Diego Fabbri, perché io ero bambino, ma ho visto anche, sì, assolutamente sì, e quindi... I demoni facevano. Ecco, i demoni. Una riduzione, lo portavamo anche in America poi, con la Stabile di Genova, sì. E poi ho cominciato con Calindri, per il primo anno di Calindri abbiamo fatto 18 commedie, si figuri.
perché recitavamo sempre a Milano, quindi cambiavamo soltanto teatro, insomma, sale di teatro, quindi dovevamo continuare a provare, ecco. Rimanevamo a Milano, non si facevano tournée allora con Cavini, non lo facevamo. E insomma. Domanda al maestro. Lei ha vinto nel 2006 il premio Gassman, un riconoscimento per un grande artista che ha vissuto di teatro, non solo di teatro, ma diciamo lei soprattutto nasce probabilmente in teatro in qualche modo. Diciamo la sua prima esperienza data era giovanissimo al piccolo di Giorgio Strehler. Ecco, diciamo, ha visto cambiare il teatro, come ha visto anche cambiare questo paese che è abbastanza malato. Quali sono, secondo lei, i problemi che ha oggi il teatro e quali sono i rimedi, in qualche modo, per ridare vigore a un serbatoio di qualità e di cultura che in qualche modo il mondo ci invidia? Sai, qualità è difficile dire, perché noi, credo che Valeria, voglio dire, abbiamo avuto la fortuna, almeno io ho avuto la fortuna di poter stare in teatro alla Strehler, di stare in quinta e sentire recitare i grandi di allora, Ruggero Ruggeri, Benassi, questi mostri sacri, eccetera. Quindi questo mi ha permesso di rubare il più possibile. E peraltro il desiderio di non poter realizzare quello che da piccolo avevo sempre sognato di fare, ripeto, sono stato una persona fortunata. Sono stato anche fortunato perché fecero dei provini, all'epoca c'era questo Salvini, questo regista, e questo Squarzina che era nel suo aiuto, che cercavano un ragazzo che potesse dire una battuta in brasiliano, e c'erano tutti quelli che avevano fatto l'accademia. Allora un'amica di mia madre, che faceva le traduzioni poi per la Metro Goldwyn, disse: guarda, io ho degli amici che gli possono insegnare, insomma, se gli serve. E allora, quando fecero questi provini, che toccò a me, io mi sedetti, devo dire, e allora cominciai tranquillamente: mia carina prima americana, gagnai posso e poi stai admirato tutto noi, ci dammi un grande piacere di andare con sé questa tarde. Rimasero tutti così estravinti. Molto improvvisato. Sì, no, questa battuta me l'ero imparata, capito? Ma me l'aveva insegnata lui, mia carina prima americana, Gagnevo, insomma. Ecco, quello è stato un episodio che... E come regalo, siccome io poi andavo avanti con la compagnia, con la Merlini, perché facevo il piazzato delle luci, insomma, mi sentivo molto importante, mi ricordo questa cosa, che è finita lo spettacolo, alle prove, che facevamo alle prove, lei a un certo punto, la Merlini non era un tipo molto semplice, quando toccò, io facevo Simonetto nella fiaccola sotto il moggio, le disse: no, poi questa nuova non mi va, devi provare, arrivederci, e se ne andò. E c'era questo primo attore, così, che disse: figlio mio, se arrivi a dirla tutta hai già vinto la tua partita, perché questa è matta. E allora, quando andammo in scena, io cominciai a recitare quello che pensavo che fosse giusto fare, e allora lei in scena mi diceva, veniva vicino, mi diceva: sì, bene così, adesso vieni più avanti, adesso spostati. E io non capivo niente. A un certo punto mi sono girato, adesso stia zitto Cristo. E ho pensato: la mia carriera è finita. Invece lei, alla fine dello spettacolo, mi prese per mano, mi portò in proscenio insieme con lei per ringraziare, e poi andammo subito a vedere un parto cesareo, perché c'era questo suo amico, questo medico, questo pediatra, così. E mi ricordo peraltro una cosa, che c'era
una specie di casupo, non so come dire, no? Dove stavano dentro i cani, questa cagna che aveva appena partorito i cuccioli. E lui disse: non vi avvicinate tanto perché appena ha avuto i cuccioli, quindi ho battuto gli occhi così, la Merlini non c'era più, era già dentro la tana di questi cani con i cuccioli, tranquillamente sdraiata, con la madre che si era sdraiata vicino a lei, senza fare una piega, proprio quando gli animali sentono il rapporto proprio con chi li ama, e le terrorizzati tutti, e lei tranquillamente dice questa cosa. Stiamo terminando, signora Valeri, stiamo terminando. E da ultimo saltiamo perché indubbiamente, insomma, sì, no, tagliamo. Allora, i giovani sono il nostro futuro e questa PS in qualche modo lo avvalora. Ma non sempre, diciamo, ciò che di buono gli lasciamo, diciamo, è messo a dimora e fruttifera. Però, per fortuna, la compresenza di due generazioni su questo palco è comunque motivo di speranza. Io vorrei, da ultimo, ecco un vostro pensiero. Cominciamo dalla signora Valeri. Non ho capito. Diciamo, un vostro pensiero sul futuro del teatro, la prosa che... Ma speriamo bene, sono momentacci proprio questi. Tante volte lamentata che tutto negativo al momento. Che la prosa è stata abbandonata dalla televisione, no, il momento non è favorevole. Un momento brutto per tutto, si figuri, per il teatro, meglio... Però è importante... Lasciamo stare. Importante appunto che... Non possiamo risolverlo noi questo problema in questo momento. Il fatto che dei bambini decidano in qualche modo, ecco, sì, di intraprendere. No, di questo io sono assolutamente entusiasta. Entusiasta, sì, c'è anche mia nipote. Veronica Benazzi. Sì, c'è anche mia nipote che tra l'altro... sono felicissima perché ha proprio talento, ecco, abbiamo scoperto che proprio sarà una sì, io mi auguro, sì, non lo so, questo non lo so, insomma, mi auguro, sicuramente penso che sarà il suo mestiere, sì. No, è una scuola bellissima, poi noi abbiamo fatto uno spettacolo stupendo con questa scuola, abbiamo fatto L'isola che non c'è, che è rimasto famoso e qui ha avuto in questo teatro un successo straordinario. Io mi auguro sempre che si rifaccia, mi sembra tanto difficile invece per ragioni ovvie, ma insomma... Comunque è un punto di partenza, sì. Dobbiamo avere fiducia. Maestro? Il testo al quale sono... Una riflessione, sì. Sul teatro? Sì, su questa, diciamo, sulla presenza dei giovani, il futuro dei giovani... Io mi auguro... fortemente di sbagliare radicalmente quello che sto per dire, ma purtroppo ho toccato con mano che molti di questi giovani vogliono imparare, vanno a una scuola di recitazione, ma soprattutto unicamente per fare la televisione, perché di salire in palcoscenico sono pochissimi quelli che desiderano salire in palcoscenico, anche perché il palcoscenico, ho detto, è sempre stato non perdona. Tu ci puoi salire una volta, se sei in grado di starci ci ritorni, se non sei in grado di starci non ci ritorni, una volta sola. Però, ripeto, ragazzi ce n'è, il fatto è che quelli che sarebbero in grado di insegnare recitano. E allora non hanno molto tempo a disposizione per poter prendere sotto l'ala dei ragazzi che hanno desiderio di salire in palcoscenico veramente, non soltanto di fare la televisione. Comunque, da quando sono andato in teatro, che ero molto piccolo, lo sentivo dire: il teatro agonizza, il teatro agonista, passeranno secoli prima che il teatro agonizzi, non morirà mai. Benissimo, con questo auspicio concludiamo questa intervista veramente emozionante e con il grande maestro Paolo Ferrari, grandissima attrice Valeria Valeri. Grazie di cuore.